Threshold è un videogioco sulla sovrapproduzione, sul capitalismo, sui diritti di ogni essere vivente. Una piccola opera di un'ora e mezza che è in grado di dire tantissimo su un argomento complesso e delicato, tanto che forse non ho mai visto niente del genere. Julian Bale è un designer di Arkane Studio che un giorno si è svegliato e ha deciso di tirar su il suo personale videogioco. Julian però non ha optato per un open world come quelli che tirano oggi e nemmeno su un immersive sim come si fanno nello studio in cui lavora, ma su una piccola opera dichiaratamente indie e respingente che ha la necessità di raccontare un tema a lui caro. Ve lo racconto. Prima di tutto ci viene chiesta la nostra nazionalità, poi veniamo brevemente interrogati e infine veniamo spediti direttamente sul campo. Siamo il nuovo sostituto di Ni, un operaio morto recentemente a cui dobbiamo subentrare. Il lavoro ce lo racconta Mo, il nostro partner, e su carta è davvero semplicissimo. Attraverso un fischietto dobbiamo far andare alla velocità corretta una locomotiva che scorre all'infinito di fronte a noi qualora rallentasse per motivi a noi sconosciuti. Easy, la locomotiva rallenta, noi suoniamo il fischietto. C'è solo un problema, l'aria da quelle parti è poca e viziata, ragion per cui a ogni fischio dovremo addentare delle capsule di ossigeno che ci eviteranno la perdita dei sensi. Ma non solo, perché ogni azione dentro la threshold è faticosa, dal correre al saltare a entrare nel fiume. Per recuperare queste preziose capsule d'ossigeno ci serviranno dei ticket che è possibile recuperare o attraverso un macchinario che ne sputa fuori uno ogni tot in base alla velocità del treno oppure riciclando elementi insoliti che spunteranno fuori dai luoghi più improbabili. Ma la vera domanda è: che cosa trasporta quel treno e perché non può smettere di correre? Threshold è un videogioco totalmente fuori dagli schemi del gaming moderno. Prima di tutto perché è un racconto a tesi che ha come obiettivo principale quello di raccontarti qualcosa di importante, poi perché visivamente è volutamente povero e non quel povero da finta PS1 che sta tornando oggi, ma quel povero che anche all'epoca di PS1 sarebbe risultato povero e questo lo fa chiaramente in maniera volontaria. Poi è un gioco corto che si può finire senza grossi problemi in un'ora e mezza scarsa per arrivare quantomeno a uno dei suoi quattro finali. E infine perché non vuole essere divertente ma semplicemente colpirti a 100 all'ora nel momento in cui svela di cosa sta parlando. È difficile raccontarvi Threshold senza dichiararvi esplicitamente qual è il discorso, anche se magari i più svegli tra di voi l'avranno capito, ma vi basti pensare che, nonostante io sia piuttosto lontano da certe battaglie, ho sentito, e non mi capita spesso con i videogiochi, l'urgenza di una storia come questa, specialmente quando si arriva al cosiddetto Threshold e quando ci vengono restituite le statistiche finali relative al paese che abbiamo scelto in apertura. È un videogioco che vuole dire qualcosa di importante e che oltretutto lo fa anche in maniera originale, quindi al di là di tutto vi consiglio caldamente di giocarlo almeno una volta, ma è anche un videogioco che presenta dei problemi tecnici abbastanza gravi. È un problema dei titoli a singolo sviluppatore, spesso c'è tantissima creatività dietro, ma a volte le cose non funzionano e allora ecco che a volte il gioco scatta, ecco che quell'oggetto che ti serve per arrivare al finale non ti viene indicato in nessun modo, ecco che l'NPC si impalla e ti ripete tre volte lo stesso dialogo. Sono problematiche minori rispetto alla portata del gioco in senso largo, ma sono problematiche che possono staccarti da un piccolo racconto conciso che ha davvero tanto da dire. Mi sembra assurdo poi che un gioco così piccolo e con due meccaniche in croce soffra di una quantità di bug così importante, quantomeno ora, al momento del lancio. Critical Reflex, che pubblica Threshold, è comunque nota per tirar fuori prodotti di grande qualità, tanto che, secondo me, ne sentiremo parlare sempre più spesso nei prossimi anni, ragion per cui sono anche abbastanza sicuro che da qui alle prossime settimane il gioco sarà ripulito per bene. Ma oggi questa stessa pulizia del gioco non è che sia proprio straordinaria. Mettici poi che i sottotitoli sono soltanto in inglese, ma è già stato annunciato che stanno lavorando alla traduzione in italiano e forse siamo già a due validi motivi per aspettare almeno un mesetto prima di portarsi a casa Threshold. Oppure meglio ancora compratelo subito per supportarli e poi giocatevelo voi tra un mesetto quando verranno aggiunti i sottotitoli e saranno risolti un po' di bug. Perché, al di là di tutto, Threshold è uno di quei giochi rari e preziosi che possono cambiare sinceramente e senza imposizioni il vostro punto di vista sulle cose.